Le minacce al presidente della provincia Maurizio Fugatti e al direttore dell'azienda sanitaria Antonio Ferro sono state al centro della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Trento. Confermata la scorta Fugatti, già assegnatagli dopo minacce animaliste, nuove misure di sicurezza per Ferro. La procura ha aperto un fascicolo, le indagini sono in corso sulla busta con un proiettile indirizzato al presidente della provincia, intercettata dal personale delle poste, che conteneva minacce di natura novax. Per il commissario del governo Gianfranco Bernabei è un episodio grave che alza il livello dello scontro. Sono segnali di una esasperazione che c'è in atto, che merita una grossa attenzione dalle forze di polizia. Maggiore attenzione che però per il momento non si traduce in un cambio di approccio al mondo novax. Il nostro approccio rimane lo stesso, dobbiamo cercare sempre di garantire il diritto a manifestare che è costituzionalmente sancito, con però il rigoroso rispetto delle regole sanitarie e con la tutela della salute pubblica, quindi ci sarà sempre maggiore attenzione a che queste regole vengano puntualmente rispettate. Regole che, bisogna dirlo, non abbiamo visto applicate nelle ripetute proteste di sabato a Trento, con centinaia di manifestanti accalcati e senza mascherine.